barriera è sparita! Entriamo. Non è qui, è Celeste. C'è ancora un po' di energia qui. I generatori servivano per la barriera. Questo potevo anche leggerlo, però vabbè. La tua gente è un altro graffito. Sì. Perché stanno lì ad aspettare? Scopriamolo. Cosa succede? Mi ricorda un supervisore. Ah, ci credo che soffre, c'ha i piedi dentro nella pietra. La ritardataria è una... Non far male, diciamo. Seika, vi volete unire a noi? Unirmi? Sì, esatto, è così. C'è voluto un po', ma ce l'abbiamo fatta. Una selvaggia tra i prescelti. Impossibile. Zed non lo permetterebbe. Come siete entrate senza Zed? È stato lui a mandarci, in realtà. Dopo che l'abbiamo salvato da... quell'imboscata là fuori. Sì, vedete, stavamo venendo in qua, ma siamo stati attaccati dalle macchine. Abbiamo provato a resistere, ma erano troppe. Per fortuna Aloy è venuta in nostro soccorso. Stavo esplorando la regione quando li ho visti e allora li ho aiutati subito. Dovevate vederla. Una delle migliori cacciatrici che abbia visto. È anche riuscita a salvare la vita a Zed. Ho fatto quello che potevo. Zed aveva non so che faccenda di cui occuparsi, quindi ci ha detto di proseguire senza di lui. Poi ci ha spiegato come abbassare la barriera e ci ha detto di entrare subito dentro. Zed ha davvero avuto bisogno dell'aiuto di una selvaggia? Beh, serve a tutti un po' di supporto di tanto in tanto. Beh, se le autorizzate, non ho intenzione di rischiare una delle sue sfuriate. Avvisa gli altri che abbiamo due nuovi ospiti, ti va? E sia, ma non entreranno nella sala dell'ascensione finché non dimostreranno la loro fede. Come tu. Ma queste sono diverse gli altri. E io sarò tutto specie di... Sentirò la versione di Zed al suo ritorno. Oh, ci mancherebbe. E loro come facciamo a essere dentro qua? Ignoratelo. Buona fortuna, Seika. Possiate accogliere la sua luce. E che? Non si poteva entrare da là, per esempio? O è solo una luce quella? Non è luce del sole? È un faro? Non si capisce. Soffio. E così la mia gente è venuta qui di proposito e obbedisce a Zed. Sembra una brava persona. Andiamo alla sala dell'ascensione prima di incontrarlo. Non c'è niente qua. Beh, dovrebbe essere luce solare, no? Sembra Gardaland, sembra. Niente, eh? Un ologramma di Londra. Benvenuti, prescelti. Avete vagato, sofferto, ma ora siete liberi. Perché vi ho ritrovati e voglio offrirvi ciò che meritate. L'ascensione. Per cui riposate, dimenticate quello che sapete e abbracciate questo momento.
Ci attende un nuovo mondo. Molto bene. Sono parecchi Londra. Vuole accoglierci nella sua luce. La sua luce. Cerchiamo di non dare troppo nell'occhio. Ci proverò. Devo fingere di ammirare Londra. Oh. Troviamo un sacco di cose, ma la cosa più importante è la brillita. Alla fine non è... beh sì, servono anche i frammenti, ma fino a un certo punto si ingozzano come alla corte imperiale. È la benevolenza di Londra. I Quen si sbagliavano di grosso. Walter era il più grande degli antenati. Ci sono due punti interazione, tre. Vediamo. Vorrei presentarti alcuni miei vecchi amici. Vedi, eravamo alla più grande festa in città. Brindavamo alla vittoria. E mentre godevo dell'attenzione di tutti, il mio ex socio d'affari irruppe nella stanza. Era invidioso del nostro successo e così mi lanciò addosso il suo drink. Ma non mi sfiorò neanche, perché la mia guardia del corpo, Jack, lo sbatté a terra. E gli altri, Riley, Nolan e Parker, beh, volevano cacciarlo. Fu però la mia Evelyn a consigliarci di farci una risata sopra. Ah, li adoravo. La loro devozione era tutto per me, valeva più di qualsiasi premio. E alla fine fu la più bella serata della mia vita. Saggio, saggio Londra. Sono abituato ad avere gente che lo venera. Odioso. Non so cosa te ne fai di essere venerato, però vabbè. Quando uno è psicopatico, c'ha problemi e complessi di ogni tipo. Ah, ho sentito Brennick parlare di voi. Altre due anime scelte per abbandonare questa vita ingrata. Già, proprio così. Abbandonare? Sei Kiral, giusto? Eri di stanza sulla scintilla. Nella mia vita precedente, l'ennesima incursore condannata a una spedizione disperata. Non importa. Come dice Walter, dimentichiamo il passato. La sofferenza ci ha condotti qui. E ora, l'ascensione è ormai alle porte. Questo posto è davvero meraviglioso. Non trovate? Non ho mai visto niente di simile. E questo è niente in confronto alla sala dell'ascensione. Tu ci sei entrata? Certo. Ho dato prova della mia fede prima che arrivaste. 5 secondi prima, vero? Mostrino cosa ci aspetta. L'ascensione è alle porte ormai. Questa cosa dell'ascensione, cos'è un'altra cosa? La coscienza... Hai detto che ti mostreranno cosa vi aspetta. Noi siamo qui da poco. Pensavo che la sala dell'ascensione fosse l'ultima meta. Non sei l'unica a non cogliere la portata del piano di Walter. Ora che ho visto la sala, il mio grado è al sicuro. Ma non può essere tutto qui quello che offre. Ne sono sicura. Ed è per questo motivo che i devoti vengono condotti altrove. Appena Zed tornerà, ci porterà anche me. Sono pronta. Hai idea di dove si trovi questo posto? In un luogo che ci avvicinerà a Walter. Al suo abbraccio. Grazie, te lo lascio.
Te la lascia, il suo abbraccio. Così hai visto la sala dall'interno? Ed è davvero speciale, come dicono? Meglio che non risponda. Non voglio privarvi di questa esperienza unica. E dai, Kiral, almeno un indizio. Stiamo morendo dalla curiosità qui. Sappiate questo. È sconvolgente. Come il momento in cui Walter è apparso di fronte alla barca. Ma meglio, provate la vostra fede e vedrete. Non so, qui secondo me sembra che abbia fatto un salto logico nella storia. Tornare a studiare Walter ora. Sì, ma certo. In bocca al lupo con lo studio. Spero di rivedervi all'ascensione. Poi noi abbiamo dovuto spaccare tutto, due macchine, due robot giganteschi per entrare, perché erano già dentro. E comunque sono vestiti diversi dagli altri, nel senso c'erano questo giallo. Una specie di colore dorato, no? Vieni, siediti. Ti racconterò una storia. Un tempo avevo una casa su questo mondo con una vista spettacolare sulla città. Io e mia moglie adoravamo sederci e ammirare le sue luci che brillavano nel buio della sera. Era il nostro momento di serenità. Ma poi giunse la triste era delle ceneri. E quando il cielo ci offrì una via di fuga, mi salvai solo io, cogliendo il segreto dell'immortalità. Evelyn e tutti i miei cari scomparsi. Rimasi da solo. Ed è per questo che sono così felice di aver trovato te. Presto, io e te passeremo l'eternità su un nuovo mondo. Ogni tramonto, insieme. Cos'è? Si sente solo, vuole fondere le coscienze di tanti. Preferisco naufragare altre mille volte che passare l'eternità con lui. In una specie di una sorta di altro nemesi, cioè nel senso una specie di calderone dove c'è lui, la sua presunta coscienza e le coscienze degli altri. Non so, vedremo che cos'è questa cosa. Andiamo qua. Questo è il pianeta Terra e la l'astronave che partì. La faccia da schiaffi. Ah, aspetta qua. Ma boh, proseguiamo, mi sembra. Cos'è? La mamma con il suo figlio e lui nel cielo. Guardalo. Guarda, Aloy. Questo è davvero. Non ho parole. Londra bada molto alle apparenze. C'è di peggio. Vediamo. Oh, la nostra santerellina è la selvaggia. Ha tutto senso adesso. L'era delle ceneri, le alluvioni nel grande delta. Abbiamo vissuto in un ciclo di distruzione, ma presto scopriremo Kali Yuga. Una promessa mica male. Avete dimostrato la vostra fede. Siete pronti a fare il prossimo passo. Vi ci condurrà Zed appena sarà tornato. Yeah.
lasciare il corpo? Non così in fretta. La vostra buona azione là fuori vi avrà portate fin qui, ma non riceverete un trattamento di favore. Walter mi ha concesso il privilegio di sorvegliare la sala dell'ascensione. Finché non completate la verifica e imparate la formula del compimento, questa porta resta chiusa. Nessuna eccezione. Va bene, va bene. Allora torniamo più tardi. Ci ha fatto arrivare alla missione finale, ma dobbiamo fare qualcosa prima? Missione finale, nel senso... Vediamo un attimo. Mi sa che dobbiamo superare un esame per dimostrare la nostra fede in Londra. Non so quanto tempo abbiamo prima che torni questo Zed. Ci sarà un modo più rapido per imparare la formula del compimento. Cerchiamo in giro. No, non è così. Dubito che la formula sia negli ologrammi che abbiamo visto. Ma possono aiutarci ad approcciare gli altri. Forse qualcuno ci darà una mano. Scopri la formula del compimento. Dobbiamo festeggiare. Lo so. È che... è difficile da digerire, lo so. Ma ricorda che è una cosa positiva. Ti porto da bere. Nel frattempo, ricorda che cosa ha detto Walter riguardo all'accogliere il futuro. Sembri poco entusiasta di questa storia rispetto al tuo amico. Dovrei dimostrare più entusiasmo, vero? Beh, avere dei dubbi è normale. L'Anne era fuori di sé quando siamo entrati nella sala. Non vede l'ora di scoprire che succederà. Ma temo solo che sia tutto troppo bello per essere vero. Perché non te ne vai, allora? Non posso lasciarlo. Abbiamo fatto di tutto insieme. Le missioni, la tempesta, il naufragio. E presto... l'ascensione, pare. La maggior parte dei Quen sembra voler seguire Londra. Perché tu no? All'inizio volevo crederci. Le sue parole sembravano riempire ogni mio vuoto, come se avessi finalmente trovato una vera casa. Ma ho ricordato di come i quadri ci ripetessero di onorare le virtù dell'ascito, di essere buoni e onesti. Per poi imprigionare mio padre perché aveva protestato contro un decreto imperiale. Non so se qui sia diverso. Walter sarà anche un antenato vivente, ma con un bruto come Zed al suo servizio, della sua bontà mi fido quanto di quella dell'impero. Regime comunista cinese? In realtà sembrano, perché loro sembrano appunto venire dall'impero asiatico, no? Forse è quello che cercavano di ritrarre qua alla fine. A quanto ne sanno, nel vostro insediamento siete spariti nelle terre selvagge. Come siete finiti qui? Io e Lan eravamo in ricognizione sulla terraferma, ma le cose si sono messe male. Eravamo smarriti e affamati, senza vie di fuga. Finché Walter non ci ha trovati. Un antenato vivente, sbucato dal nulla per dirci che eravamo stati scelti, che eravamo salvi. Ci ha convinti subito. Qui tutti hanno una storia simile. E per quale ragione nessuno è venuto a dirci niente? Non tutti sono prescelti. Walter dice che dobbiamo scordare le nostre vecchie vite se vogliamo ascendere. Tutti gli hanno creduto. Io per primo. Alla fine c'è mescolato tutto il confucianesimo, no? Cioè il modo di comportarsi, le rette vie, eccetera, eccetera, no? Quindi molto rigido, molto rigido e molto inquadrante. Siamo conformisti questi qua. Hai detto che Lan è ansioso di scoprire cosa succederà. Che poi è un po' tipico del, dell'Asia in generale. Un'altra prova, un po' come qui. Dopo la sala dell'ascensione si viene condotti altrove da Zed. Lui e i suoi soldati sono gli unici a fare il ritorno. Parlano tutti di Zed. Ho l'impressione che non sia un tipo cordiale. Cordiale come un rogartiglio. Ma non solo lui. Vale anche per i soldati che lo seguono. Sanno di poter fare quello che vogliono, ora che non rispondono più all'ammiraglio o alla conformità.
dicevo, un po' tutta l'Asia sembra essere un po' più portata a un collettivismo che invece noi, particolarmente europei, e poi va bene gli americani, ma gli americani derivano dagli europei, che invece abbiamo fatto una strada diversa, no? Più un singolo, no? Francamente, adesso non voglio aprire una discussione, ma è assolutamente la scelta migliore. Sacrificare gli individui per la collettività è una cosa assurda che porta a forme di male per tutti alla fine, no? Uno deve essere individuo e scegliere di fare quello che desidera, dovrebbe essere responsabile di quello che fa e non visto come se fosse una formichina all'interno di un sistema più grande, che poi tra l'altro spesso è dominato da qualcuno che invece sa benissimo di essere un individuo e se ne approfitta, no? del modo in cui gli altri vedono se stessi e la massa. Comunque sono discorsi. Il scetticismo è giustificato. Londra ha in mente qualcosa. Dobbiamo entrare nella sala dell'ascensione per capire cosa. E ci serve la formula del compimento. Io non voglio avere problemi. Jet capirebbe che sono stato io a dirvelo. Ha a che fare con una di quelle proiezioni di Londra? È importante, Otosu. Sono in gioco moltissime vite. Riguarda la qualità che Walter apprezza di più nei suoi amici. Immagino gli piaccia pensare di essere adorato da loro. Devozione. Non è affatto così. È stata una pessima idea, non dovrei parlarvi. Ehi, hanno visto che c'era... Tutto bene, te lo prometto. Ho avuto fretta. Mi dispiace, non posso. Adesso lasciatemi in pace. Ho avuto fretta. Si può... Non ci saranno altre occasioni per convincerlo. No, io non posso darvi la formula del compimento. Noi non siamo qui per questo. Abbiamo qualche altra domanda. Oh, allora forse posso ascoltarvi. Hai detto che Ron è ansioso di scoprire cosa succederà. Ti sei già fatto un'idea? Mi aspetto che ci sarà un'altra prova, un po' come qui. Dopo la sala dell'ascensione si viene condotti altrove da Zed. Lui e i suoi soldati sono gli unici a fare ritorno. Parlano tutti di Zed. Ho l'impressione che non sia un tipo cordiale. Cordiale vale anche per i soldati. Sanno di poter fare ora che non rispondono più a... La maggior parte de... All'inizio volevo le sue parole come se... Ma ci ripetessero di onorare le... Per poi non so se qui Walter sarà anche un antenato della sua bontà. Niente. Forse c'è un altro. Vi serviva qualcos'altro? Senti, Kiral, ci serve il tuo aiuto. Hai detto che l'ascensione è alle porte. Io e Seika vogliamo dimostrare la nostra fede il prima possibile, ma... Ma non ci resta molto tempo. Dobbiamo entrare nella sala dell'ascensione. Ma per imparare la formula del compimento bisogna superare la verifica di fede. A meno che tu non ci aiuti. Noi siamo come te, abbiamo sofferto parecchio finora. Tempeste, naufragi, macchine ammazza cacciatori. E non vogliamo che riaccada. Beh, tutti dovremmo accogliere la sua luce. Forse anche con un aiuto esterno. Va bene. Ripensa a quello che ha detto Walter quando ci ha raccontato la sua storia. Su dove si trova l'eternità. Cavolo. È cambiato. Eh
Non capisco perché il testo a volte, cioè, sta su più linee e poi lo fanno andare fino fuori. Non mi ricordo questo, nuovo mondo. Un nuovo mondo, no? È tutto parte dell'ascensione. Esatto. Okay. Tu lo capisci così bene. Ma non saprei. Io non dovrei violare il protocollo. Ti prego, Kiral. Noi non vogliamo vivere in un mondo senza Walter. Va bene, è questa. Solo tramite la fede accoglierò la sua luce. Solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo. Grazie, veramente. Lieta di essere d'aiuto. Accogliete la sua luce. I suoi ologrammi nelle sue luci LED. Accogliele. Abbiamo la formula del compimento. Brennick ci farà entrare nella sala dell'ascensione. Andiamocene da qui. Ve l'ho già detto. Senza formula del compimento non vi faccio passare. Oh, sappiamo la formula. Seika? Oh, no. Tu meriti l'onore, Aloy. Solo tramite la fede accoglierò la sua luce. Con questo tono, però. Solo grazie a lui raggiungerò un nuovo mondo. Nessuno ha mai passato la verifica di fede così in fretta. Beh, noi sì, ora puoi farti da parte. Boccalone. Mi sembra una credente. Non so tu, ma io ne ho già abbastanza di Londra. Già, vedremo che cosa hai in mente. Per tutto questo tempo sono rimasti nascosti. Chissà se la vedono tutti così. Sì. Certo. Sto parlando dei tizi? Cosa ti preoccupa? Niente. Mangiavano. Devo trovare risposte nella sala dell'ascensione. Ecco tutto. Questo rumore. Questo è audio. Parametro, ma farò qualche esame per sicurezza. Un ascensore. Vediamo dove ci porta. Bocalorus. Qualcosa da qualche parte qua. Oh. Distantissimi però. Io dicevo, sta carina se appunto noi fossimo arrivati qua, ma in realtà poi dovevamo uscire, tornare, fare delle sottomissioni, no? Non qui, tutto qui, ma fare delle altre missioni e poi tornare qua, invece non è così. Stai uscendo? Lassù deve essere uno spettacolo. Antenati. È così che ascenderanno. Londra sta costruendo un'astronave. Meglio dare un'occhiata da vicino. Le nuvole non sono reali. È tutta un'illusione. Non c'è uno con la luce rossa. Quello lì. Ovviamente. In questo momento è chiuso. Questa soluzione delle porte che si aprono magicamente quando puoi.
Io preferisco che risolvano in un altro modo, no? Cioè, tipo che a un certo punto, andando avanti, trovi una strada alternativa, non che si apre perché hai fatto quello che devi fare. Un po' Resident Evil, vecchi, c'è una concezione molto vecchia del... Ops, adesso... Dai, guarda. Allora, la troviamo. Quanti baù... Ah, ecco qua. Così che mi ha già rotto. La mia creatura, nata per necessità nel grembo di un Horus, è decisamente più ingegnosa dei suoi antichi predecessori. Nemmeno Shivumbe poteva prevederlo. Spero solo sia in grado di uscire presto dalla sua ombra. Stanno chiamando. È un allarme, credo. Per le radiazioni, no, qualcosa di nocivo. No, la chiamata. Adesso dovrebbe essere sicuro. Controllerò meglio la nave. Va bene. Se dovrebbe essere sicuro. Chiuso. Esamina un'astronave. Sta un po' sembra Atomic Heart. Prendiamo più tempo a raccogliere le cose, che però conviene prendere perché ovviamente servono per varie ragioni, sono risorse, quindi sempre. Ok. Questo spazio è per i seguaci di Londra, ma non ce n'è abbastanza per tutti. Di nuovo la sigla PSR. Cosa significa? Un razzo è la fonte delle radiazioni. Ecco perché ha preso i dati da quel vecchio prototipo nella sua base. Vuole usarlo per ottenere la spinta necessaria. Londra ha riattivato la stampante dell'Horus per costruire la nave. 97% stato di compl- abbastanza. Sì, ma cioè sembra il modulo lunare, cioè nel senso è piccolissimo, mi vedo così. Che brutta faccia. Dimmi tutto. L'Horus ha un componente speciale in grado di costruire qualsiasi cosa. Parti, strumenti, anche intere macchine. Londra lo usa per creare ciò che gli serve per la sua nave. Ma per riuscire a decollare, alla nave serve parecchia energia, molta più di quanta Londra ne avesse a disposizione. Così ha rubato qualcosa alla sua vecchia società? Esatto. Una parte dei dati che ha preso riguardava una specie di motore. Uno che è più tossico non si può. Se la nave dovesse partire... Non è eco. Inquinerebbe questa terra e tutte quelle delle tribù nella regione. Morirebbero tutti avvelenati. Sì, ma lui si porta via qualche schiavetto nel frattempo. Però c'è qualcosa che mi sfugge.
Perché Londra dovrebbe fare tutto questo solo per andarsene? Oh, siamo alle solite. Sai che... Non mi stai ancora raccontando tutto? Questa faccenda riguarda soprattutto la mia gente. Mia sorella! Merito di saperlo. Giusto. Ti dirò tutto, ma sappi che non sarà... Direi che il tempo è scaduto. Voi, carogne! Oh, deve essere il caro Zed. Sparpagliatevi, stanno arrivando i rinforzi. Guarda il guanto. È arrivata la vostra fine! Mai visto prima un cannone come quello? Deve essere un regalo di Londra. Perché sai che è un cannone? Insomma, un guanto, non è che... Ho preso la mia... Come ce ne andiamo via da qui? Ma non dobbiamo capirci. Ma forse si può mettere fuori sopravvivere e cercare di cosa manomettere. Ah, ma è che era poi. Ci aggrediscono come spazzini per fermi! Possiamo trovare una soluzione! Non ti ascoltano, sai? Spero faccia male. Molto meglio. Mirate al nemico! Merda! Ah, questo qua è ancora vivo, eh? Cavolo.